Episodio 5, parte 1. Per un pugno di rubli. L'MI6 teneva sotto sorveglianza un casinò, usato come copertura dalla cosca malavitosa degli Javlinski. Maggie Powers ha piazzato delle microspie all'interno del casinò. Io non devo fare altro che recuperarle. La sorveglianza ha permesso di scoprire i nomi in codec dei due leader principali della sezione rossa, Touchstone e Singularity. Sappiamo che Touchstone è il capo della sicurezza della sezione rossa. Nessuna informazione su Singularity, invece. I dati su di lui sono come il suo nome in codice, un buco nero dal quale non trapela nulla. Ancora nessuna notizia di Edison Hargrove, qualcosa mi dice che Singularity sa perché. Gabe Logan. Lian, sono dentro. Vedo Javlinski. È in compagnia. Господин Явлинский. Чёрт, я ж ясно сказал. Сегодня вечером меня не беспокоить. Извините, сэр, вам нужно срочно зайти в центральный пост наблюдения. Не плевать, что бы это ни было. Разберитесь с этим. Niente sottotitoli. Требуется ваше личное присутствие. Уверяю вас, это вам заинтересует. Forse hanno trovato una delle microspie dell'MI6. Non appena Javlinski capirà cosa sono, andrà nel suo ufficio a bonificare la zona. Si trova proprio sopra la Ottokar Hall. Ma aspetta. Получишь нагоняй от шефа. Ancora Шик. Деньги будет. Закрой рот и пошел вон. Ok, continua. Per entrare nella sala di controllo hai bisogno delle sue impronte digitali. Cerca di raggiungere la sua suite. Vado. Gabe, fammi entrare nel sistema di sorveglianza. Non appena dentro potrò tenere d'occhio la sorveglianza. Vedrò quel che posso fare, ma non ti prometto niente. E fin qua. Allora, sto medipack me lo posso pia. Questo così. Ma qui ora se passo suona l'allarme. Ah, ecco, potevo spegnere, forse gli potevo sparare. Che giustamente ora si sono allarmati. Sì, ma l'altro però è dall'altro lato. Ok, attenzione qua. Questo ha il mirino. Non c'ha il target. Madonna, i comandi che ceppi. Ok. Questo dov'è che spara? Ah, ecco. Ah, non ho scambiato però la pistola.
ci ha scambiato tipo Luzzi. Questo sarà il giubbotto antiproiettile. E io me lo piglio lo stesso. Questo è brutto perché non ha il target lock. Mi dispiace, da qui non riesco a sbloccare la porta. Ti servirà una keycard della sicurezza. Questo fucile è un po' un cestello perché ha il mirino anziché il target. Quindi devi essere tu molto preciso nel corpo. Devi essere molto preciso. Minchia, hanno attivato l'allarme? Ok. Perché vedi, la soluzione migliore è muoversi soltanto in orizzontale, sparando, tenendo la mira fissa. È la cosa migliore probabilmente. Allora lì c'è un'altra mina. Allora, di qua si può entrare. Prova nascosta. Oh. Però scusami. Anche da qua si può entrare. Ah no, da qua è chiuso. Meglio questo. Allora, pistola. Cioè, trova qualcosa. Questa no, la devo scambiare e basta. Visore infrarossi non penso che mi serva qualcosa, giusto? Neanche i visori notturni, perché i visori no. Cioè, l'unico sarebbe gli EDSU, magari, per trovare qualcosa di interagibile, ma... Mi sembra che ci sia qualcosa dietro. O forse era il corridoio sotto. Ah, ecco. Ho l'impronta. Va bene, e ora non ti preoccupare che è qua. Qua troviamo tutte cose. Ecco, attenzione. Oh, capo della sicurezza. Ecco qua. Qui c'è una donna che vabbè.
Quindi qua dovrebbe trovarsi la keycard. Forse ce l'ha qui dentro. Ah, ecco qua. Ho la keycard. Vai alla porta di sicurezza. Ok. Oh, attenzione. Però questi hanno... Ok. No, è sotto. Ok. No! No! Maledetto! Perché hai ucciso una donna inerme? Mischina, non c'entrava niente. Bene, sono dentro.